Oggi ha parlato Mr. Max Allegri, lui invece più diplomaticamente parla di 8 partite da qui in avanti, ma di un Napoli che si appresta appunto a diventare campione d'Italia. Secondo me il mister è rimasto un po' indietro perché loro il campionato l'hanno già vinto, mi dispiace. Non hai mai visto niente di così fresco su YouTube. No, non hai mai visto niente di così fresco sulla Juve. Stay home mode is on. Buonasera, Juventini de mi corazon, how you doing? Come state? Nervosi per questa partita importantissima? Importantissima in realtà solo per noi, perché loro sono già campioni d'Italia, riconosciuto da tutti quanti, Milan compreso, credo. Ormai sono campioni d'Italia e quindi noi sappiamo che ci andiamo a giocare una partita contro una squadra che avrà la testa libera perché appunto non hanno niente da perdere sul campo, mentre per noi sarà maledettamente importante i tre punti ragazzi, i tre punti non ci dimentichiamo, la vittoria. È l'unica cosa che conta, soprattutto in questo momento, un momento difficile. In cui veniamo da uno sforzo piuttosto importante in Europa League, dove abbiamo saputo soffrire, abbiamo saputo portare a casa la qualificazione, e adesso andiamo a giocare contro i campioni d'Italia. Oggi ha parlato Mr. Max Allegri, lui invece più diplomaticamente parla di 8 partite da qui in avanti, ma di un Napoli che si appresta appunto a diventare campione d'Italia. Secondo me il mister è rimasto un po' indietro perché loro il campionato l'hanno già vinto, mi dispiace. Mi dispiace, ci riproveremo il prossimo anno. La conferenza del mister, come al solito, mi sento di dire, non ha lasciato tanto spazio a interpretazione per quello che riguarda scelte di formazioni, tattica e cose di questo tipo. Ci sono stati un paio di momenti interessanti, diciamo, quando gli hanno fatto un paio di domande, una in particolare quella sui 15 punti tolti e 15 punti ridati, no? Che casualmente i 15 punti c'erano stati tolti dopo la partita dell'andata contro il Napoli, in cui i campioni d'Italia ci hanno rifilato 5 pappini, ci ricordiamo tutti molto, molto bene, e ci vengono ridati questi 15 punti ad oltranza, vediamo fino a quando, poco prima della partita contro il Napoli, no? È un po' una casualità, però a livello simbolico è molto, molto significativa, diciamo. Significativa perché noi in tutto questo periodo, che è praticamente quasi un girone intero, ci siamo ritrovati a giocare senza sapere veramente quello che sarebbe stato il nostro destino, cioè che non dipendeva solamente da noi sul campo e a fare i conti con due classifiche, eccetera, eccetera. Allegri su questo, secondo me, ha fatto bene, ha detto quello che è passato, adesso noi ci dobbiamo concentrare su queste 8 partite di campionato e cercare di farne il più possibile in Coppa Italia e in Europa League. Se arriviamo alla fine della stagione che abbiamo giocato 58 partite, vuol dire che abbiamo fatto bene. Poi, se porteremo a casa qualche risultato importante, qualche titolo che potremo mettere in bacheca, tutto guadagnato, perché in una stagione come questa, solo vincere un titolo sarebbe una conquista incredibile. Detto questo, campionato da molti, me compreso, è considerato falsato, principalmente per questa questione dei 15 punti, però io aggiungo una cosa. Quando ci hanno tolto il gol per fuorigioco di Bonucci, dimenticando Candreva per tracciare la linea del fuorigioco contro la Salernitana, per me già quello era stato un forte sintomo di irregolarità del campionato, perché quello io lo considero letteralmente un errore tecnico. Quindi il motivo per cui la partita non sia stata ripetuta o le dichiarazioni appunto di Gravina nei giorni dopo fossero state così aggressive nei nostri confronti, non della Juventus, ma nostra in generale, dei tifosi e del mondo social che protestava e che gridava lo scandalo dopo
quello che a mio punto di vista può essere ritenuto appunto un grossissimo scandalo, no? Quindi sì, per me il campionato è falsato, ma Allegri ribadisce, noi non è a questo che dobbiamo pensare, quello a cui dobbiamo pensare è il campo. E a me fa piacere, perché l'idea che il leader, l'allenatore del nostro gruppo sia focalizzato sul campo più che sul resto delle cose, significa che sta facendo niente più che il suo lavoro, perlomeno per quello che ci aspettiamo noi alla Juve. Poi mi rendo conto che altre piazze sono differenti, quindi la comunicazione può essere differente, ma noi non ce lo dimentichiamo mai, noi siamo altra gente, noi siamo una tifoseria differente, siamo una cultura differente e viviamo il calcio in maniera differente da come fanno tutti loro. Lecito tutto, ognuno ha il diritto di fare quello che vuole, io non giudico nessuno. Quindi il mister concentrato, come sempre vorrei dire, sul risultato, sapendo, come abbiamo detto prima, che è l'unica cosa che conta, soprattutto in questo momento. Abbiamo maledettamente bisogno di questi tre punti e di dare un segnale dopo la sconfitta dell'andata contro i campioni d'Italia, appunto. Sarà una partita pericolosissima e speriamo che l'arbitro sia, diciamo, in forma, che sia all'altezza di questo incontro. Ultimamente mi sono passati davanti agli occhi, così per casualità, i gol annullati a Lautaro Martinez in Champions League prima e alla Roma per la spinta di Abraham poi. Io mi chiedo, come ci siamo chiesti in tanti, qual è la differenza tra quelle spinte e la spinta su Aleksandar Milinkovic-Savic, no? Probabilmente, a parte la maglietta bianconera, che sappiamo in questo caso, in questo tipo di decisioni, ha un peso piuttosto influente, credo che la differenza maggiore sia prima di tutto Aleksandar, che come abbiamo detto accentua e si butta clamorosamente per evidenziare la spinta che gli era stata fatta, e la seconda è un arbitro che probabilmente, non lo so, non solo l'arbitro, anche la sala VAR, probabilmente gente che non ha mai giocato a calcio e che non riesce a leggere la situazione nel migliore dei modi. Io voglio pensare questo, preferisco pensare questo piuttosto che all'altra possibilità, che è malafede. Non posso trovare altre opzioni per questo tipo di decisioni. E detto questo, ragazzi, siamo concentrati sul campo. Il nostro mister è lì che cerca di portare i risultati, come sempre. Le voci degli ultimi giorni sono quelle di un sostituto importante che è già stato trovato, che si è offerto alla Juventus, e sapete tutti di chi sto parlando, no? Sto parlando del grande maestro, di Zinedine Zidane. Adesso il nome è da tanto tempo, da tanti anni che gira intorno alla Juve e che fa gola soprattutto alla maggior parte dei tifosi. Però io l'unica cosa che voglio dire, e soprattutto mi rivolgo a quelli che criticano Allegri per essere un gestore, quindi per aver bisogno di avere a disposizione un certo tipo di giocatori, un certo tipo di livello di giocatori, io vi invito a riflettere su quello che Zidane ha dimostrato finora, a parte ovviamente le vittorie, che sono più che invidiabili e da record. Vi invito a pensare che cosa ha dimostrato Zidane a livello di allenatore. Ha allenato il Real Madrid, uno dei Real Madrid più forti della storia, giocatori più forti della storia. Quindi siamo sicuri che Zidane, messo al posto di Allegri, farebbe veramente la differenza? Io lo accoglierei a braccia aperte, come accoglierei qualsiasi giocatore o allenatore che
venisse a vestire la maglia della Juventus. Però questo dubbio mi resta in testa. Io nel momento in cui la Juventus decide di fare un cambiamento, un cambio di allenatore, un cambio di gestione tecnica, mi aspetto che vada su un altro tipo di allenatore, che non prenda uno che sia come più o meno come Allegri a livello di stile di gioco. Poi mi rendo conto che il fascino di Zidane va oltre, no? Va oltre il semplice giudizio del tecnico. Sarebbe troppo, troppo affascinante, sarebbe troppo romantico rivederlo in un altro ruolo, ovviamente, però rivederlo con la Juventus. Io questo non ho nulla da dire. Però proprio per questo, proprio per l'amore che noi abbiamo nei confronti delle nostre leggende, di alcuni vecchi giocatori, bisogna sempre andarci cauti, bisogna trattare queste cose come un qualcosa di molto delicato che si potrebbe rompere facilmente, e noi non vogliamo che si rompa. Perché vi ricordate Ciro Ferrara, no? Io personalmente ero contentissimo di vedere Ciro sulla panchina della Juventus, perché i sentimenti nei suoi confronti erano di amore incondizionato, è uno che rimarrà sempre uno di noi. Però Ciro Ferrara con la Juventus, arrivando ad allenare la Juventus nel momento sbagliato, si è un po' rovinato, e soprattutto si è precluso un futuro di carriera come allenatore dei nostri colori. Quindi non vorrei che Zidane, e così come Zidane, stesso ragionamento dovremmo farlo con Del Piero nel momento in cui dovesse essere deciso che Del Piero dovrà ricoprire delle posizioni importanti nella società della Juventus. Trattiamo questi argomenti con calma, con la calma e la tranquillità, perché è importantissimo, e non ci dimentichiamo che, come ha detto il mister, ci sono 8 partite per finire questo campionato, e speriamo altre che riusciremo a giocare nelle due coppe in cui siamo ancora in semifinale. Quindi, signori, vi lascio con le 3 regole fondamentali, come sempre: stay fresh, stay crispy e stay calma. Ciao belli!